Ciao Bad Comics, benvenuti a un nuovo appuntamento con questo viaggio a tappe che stiamo facendo alla scoperta di Rinascita, no? Il rilancio più recente della DC Comics che promette di riportare un po' in scena quel fascino forse perduto durante il reboot dei Nuovi 52 per ridare ai personaggi e alle storie di questa grande casa editrice, di questa grande mitologia, diciamo, i fasti ai quali siamo tutti un po' abituati e che ovviamente tutti noi appassionati di DC Comics, vecchi e nuovi, speriamo di ritrovare, ecco. Vi ricordo sempre che si tratta, Rinascita è un rilancio, non è un reboot. So che posso essere ripetitivo, però è bene ribadirlo, cioè non va a cancellare nulla di quanto avvenuto nei 5 anni più o meno di Nuovi 52, va semplicemente a continuare le storie già, diciamo, lanciate con nuovi team creativi, riportando quasi tutte le testate al numero uno e cercando di mantenere queste storie in continuity insieme ai personaggi, però portando dentro queste storie qualcosa di più. Penso che siamo tutti d'accordo che l'operazione in questa fase iniziale stia riuscendo. Di chi ci occupiamo oggi? Delle Lanterne Verdi. Chi lo sa, chi mi conosce, sa benissimo quanto ami questi personaggi, quanto Hal Jordan, Lanterna Verde, sia il mio supereroe preferito, non lo nascondo. E questa situazione, non mi rende un fan cieco, ma anzi sono il primo a pretendere che le storie di Lanterna Verde siano valide. Ecco, cos'è Rinascita per Lanterna Verde? È appunto una ripartenza con due nuove serie, quindi chiudono Green Lantern, chiude Green Lantern Corps, anche se Green Lantern Corps era già chiusa e aveva lasciato spazio a due miniserie, ci arriviamo, e chiude anche Sinestro, perché Sinestro torna a essere un pezzo importante della grande saga del corpo delle Lanterne Verdi. E fanno il loro esordio due nuove serie, appunto, intitolate Hal Jordan and the Green Lantern Corps e Green Lanterns con la S finale, che indica appunto il plurale. Quindi cosa ci fa capire già il titolo di queste opere? Che una serie si occuperà appunto di Hal Jordan, la prima lanterna verde del settore 2814, la prima lanterna verde terrestre, però anche del corpo delle Lanterne Verdi, cioè tutti i suoi, se non amici, colleghi, a partire dalle Lanterne Verdi terrestri, John Stewart, Guy Gardner, ma anche Salak, anche Kylo Wog e così via. Farà il suo ritorno anche Kyle Rayner, l'altra lanterna terrestre, che al momento è una lanterna bianca, come sicuramente sapete, avendo seguito Lanterna Verde, e anche la miniserie Omega Men, che se non avete letto vi consiglio caldamente di recuperare perché è una delle cose migliori prodotte dalla DC Comics nell'ultimo anno, l'ultimo anno e mezzo. Ecco, Hal Jordan, Lanterna Verde. Hal Jordan non è più una Lanterna Verde. Che cosa è successo? Durante il rilancio precedente, è un rilancio più piccolo, quello di Rinascita, che si chiamava DCU, Hal Jordan rinuncia all'Anello del Potere, rinuncia al suo ruolo di leader del corpo delle Lanterne Verdi perché diventando un reietto di fatto, diventando un ricercato intergalattico, un fuorilegge che però continua a fare del bene. Perché tutto questo? Perché sin da quando Geoff Johns ha lasciato la testata di Lanterna Verde, il corpo delle Lanterne Verdi ha vissuto veramente una serie di drammatiche vicissitudini. E che l'hanno portato a essere sfiduciato da tutti gli abitanti dell'universo. Quindi Hal Jordan cosa ha fatto? Si è preso tutta la responsabilità, è diventato un capro espiatorio e ha detto: la colpa è mia, prendetela con me e lasciate in pace i miei amici. E quindi ha cominciato questa sua crociata, questa sua odissea, meglio, cosmica in solitaria. Voleva fare del bene ai suoi amici, ma purtroppo i suoi amici del corpo delle Lanterne Verdi non ci sono più. Nel senso che sono andate perdute. Chi ha letto le miniserie raccolte in Italia sul mensile di Lanterna Verde, Green Lantern Corps, anzi Green Lantern, The Lost Army, e quella successiva che era Green Lantern Corps, Edge of Oblivion, saprà bene che il corpo delle Lanterne Verdi, quindi Guy, John, eccetera, è stato sbalzato fuori dal tempo per finire, e dallo spazio, per finire nell'universo precedente a quello nel quale i nostri eroi operano.
universo del quale abbiamo già avuto nozione quando è apparso Relic, il villain Relic, che è anche una delle comparse di queste due miniserie. Quindi la situazione parte che non ci sono più lanterne verdi, paradossalmente, a parte un paio terrestri e ci arriviamo alla fine, non ci sono più le lanterne verdi che conosciamo noi, non c'è più il corpo delle lanterne verdi. E sfruttando questo vuoto di potere, Sinestro, furbissimo come sempre, ha fatto sì che il suo corpo, il corpo delle lanterne gialle, o meglio il Sinestro Corps, diventasse la prima forza di polizia intergalattica nell'universo. Addirittura ha spostato il suo pianeta Mondoguerra al centro dell'universo dove prima c'era il pianeta Oa e poi il pianeta Mogo. Quindi è tosta, niente più lanterne verdi. Molte lanterne gialle che peraltro godono anche di una certa fiducia, perché è stato furbo Sinestro, ha messo sua figlia, Sora Nyx Natu, a capo delle lanterne verdi, perché lui si è apparentemente sacrificato per salvare il mondo, per salvare la Terra, e ha rilasciato, non è più legato all'entità della paura Parallax, e per sconfiggere un nemico noto come il Pallore, un credo anti-emozioni, una specie di setta che voleva annichilire ogni tipo di sentimento dell'universo, ha ceduto parte del suo potere, ne è uscito visibilmente indebolito e anche invecchiato. Però il Sinestro Corps è lì, domina. Cosa succede in Al Jordan del Green Lantern Corps, che ha una curata da scritta da Robert Venditti, disegnata da Ethan Van Shiver o Van Sciver, che dir si voglia, e disegnata anche da Rafa Sandoval, disegnatore molto interessante, che sta crescendo esponenzialmente, ed è la parte grafica più bella di Hal Jordan and the Green Lantern Corps. Che succede? Vedremo come Hal dovrà cercare di tornare a essere una lanterna verde. Non sarà facile perché, avendo impugnato per molto tempo il guanto di Crona, il prototipo dell'anello del potere di Lanterna Verde, un'arma potentissima ma instabile, si sta trasformando, sta diventando lui per primo un costrutto di luce solida. Quindi dovrà cercare di rimediare a questa situazione, provare a tornare a essere una Lanterna Verde, il che significa che dovrà recuperare l'anello, ma da dove? Lo scoprirete. E una volta fatto questo, si metterà alla ricerca dei suoi amici, sperando di trovarli. Non sa lui cosa è successo loro, nessuno sa cosa è successo loro, a parte i diretti interessati, ovviamente. E allo stesso tempo dovrà fronteggiare Sinestro e il suo corpo. Una situazione davvero drammatica, non dico senza precedenti, ma quasi. E ovviamente il corpo delle Lanterne Verdi tornerà in qualche modo, e anche lì bisogna vedere come torneranno, quanti torneranno, cosa sarà cambiato, come faranno a affrontare questa nuova situazione, che è paragonabile a una situazione alla Star Wars, ossia il Sinestro Corps, Sinestro e il suo corpo sono diventati un po' l'impero nell'universo. Mentre le lanterne verdi, che sono diminuite drasticamente come numero, sono i ribelli. E quindi c'era questa lotta intergalattica, questa vera Star Wars delle lanterne verdi. Nel frattempo, nella serie Green Lanterns, che il plurale vi fa capire che ci sarà sicuramente più di un protagonista, appunto, i protagonisti sono due. Sono le due ultime, più recenti, le rookie, le lanterne verdi più inesperte terrestri del settore, sempre 2814. Sono Simon Buzz, che avete conosciuto sicuramente durante l'ultima parte del ciclo di Jones, e Jessica Viviana Cruz. Ora, Simon Buzz lo conoscete, è origine libanese, sospettato di terrorismo, è la lanterna verde con la pistola, perché non si fida del suo anello, dice: se l'anello mi molla, io devo avere un piano B. Mentre Jessica precedentemente era Power Ring. Che cosa è successo? Durante la saga La guerra di Darkseid, Darkseid War, Jessica è stata scelta dall'anello di Power Ring, la versione distorta, al contrario, di Lanterna Verde proveniente da Terra 3, che ha esordito in questa sua nuova iterazione, 952, nella miniserie Forever Evil. Quindi era da una lanterna verde, per modo di dire, la Power Ring, cioè il suo anello si alimentava delle sue paure e instillava paura, però riesce a controllarlo e soprattutto sacrifica apparentemente la sua vita per salvare Flash alla fine di Darkseid War, cosa che fa sì che un anello del potere la scelga, perché rileva il suo coraggio, nonostante lei fosse una vittima della sua paura, perché avendo subito un trauma precedentemente, un trauma molto grave, si era rinchiusa in casa, non riusciva più ad uscire, era in preda alle fobie più devastanti. E quindi vediamo queste due lanterne verdi che sono diversissime fra loro: Spavaldo, Simon, spaventata, Jessica. Incauto, Simon, qualche volta troppo
prudente Jessica, quindi dovranno trovare un equilibrio, equilibrio che sarà catalizzato, questa ricerca dell'equilibrio sarà accelerata proprio dal Jordan che fonderà le due lanterne di queste due lanterne, scusate il gioco di parole, le due batterie in sostanza delle due lanterne, le fonderà in un'unica batteria, quindi saranno legati e il loro compito sarà cercare di andare d'accordo e lavorare di squadra nel miglior tempo possibile perché la Terra immancabilmente sarà minacciata da chi? Dalle lanterne rosse, dal corpo delle lanterne rosse che sta vivendo una fase vicina all'estinzione e per trovare nuova vita scelgono il pianeta Terra come nuova base operativa, ma soprattutto come terreno fertile. Perché terreno fertile? Perché proveranno a piantare qualcosa, un seme di rabbia. Non vi posso dire altro. La sfida sarà importante, il corpo delle lanterne rosse hanno un potere estremo, potentissimo. E quindi c'è questa situazione, è un buddy movie, quasi un'arma letale con due protagonisti che bisticciano, che sono diversi fra loro, ma che devono unire le forze per fronteggiare una minaccia importante. Questa serie Green Lantern è curata dallo sceneggiatore Sam Humphries e disegnata da Robson Rocha e Ardian Siaf. Ora, la serie di Hal Jordan and the Green Lantern Corps è una vera space opera. Va a riprendere un po' quella mitologia che Jones aveva un po' lasciato lì, inaspettatamente perché Venditti aveva scelto un'altra strada ereditando Green Lantern da Jones e mi ha sorpreso. Sinceramente Venditti l'ho sempre giudicato un buon mestierante, però non mi ha mai entusiasmato. Non avrei scommesso tutti i miei risparmi su di lui. Non ero felicissimo quando ho visto che di fatto è stato confermato sulla testata principale di Lanterna Verde e per fortuna mi sono sbagliato. Nel senso che Hal Jordan e Green Lantern Corps è un po' un diesel, i primi numeri sono un po' di setting, però poi decolla ed è veramente figo, inaspettatamente, soprattutto perché ci sono i disegni di quel ragazzo lì, Sandoval, che mi stanno veramente entusiasmando. C'è questa appunto atmosfera da Star Wars, c'è molta epica, cosmica, c'è molta mitologia, ci sono molte lanterne di diverso tipo, troverà anche Kyle Rayner ovviamente più avanti, che dovrà scegliere se continuare a essere una lanterna bianca o la lanterna bianca. Torna ad essere una lanterna verde. Un gradino sotto è Green Lanterns che però fa il suo dovere come comprimario e non dispiace, diverte anche perché c'è questo scontro verbale continuo tra i due personaggi che bisticciano fra loro e chissà, chissà che il loro rapporto non possa evolvere anche in situazioni inaspettate. Lo vedremo, non lo so nemmeno io sinceramente. Quindi entrambe le testate sono raccolte sul mensile nuovo rilanciato al numero 1 di Lanterna Verde proposto da Rebel Lion, sarà un quindicinale anche qui, 48 pagine. È un buon momento per Lanterna Verde dopo una fase un po' calante. Penso sia oggettivo riconoscerlo anche perché ereditare quel testimone pesante da quel maestro che è Geoff Johns, che per 10 anni veramente ha fatto meraviglie su Lanterna Verde, a partire da Lanterna Verde Rinascita. Guardate come torna questa rinascita nella DC Comics. E quindi è un buongiorno, è un buongiorno, e il buongiorno si vede dal mattino, il sole splende, e per queste storie, un po' meno per le lanterne verdi, che dovranno unirsi e lottare come non mai per far splendere la loro luce. Ciao, Bad Comics!